ragazzi, questi sono i beni primari che Conte dice. Sono belli anche resistenti, vero? Così. Questo mi sa che non è un bene primario, ma la mia nuova bici d'enduro DNS Bikes. Questa è la Define 150 e l'abbiamo appena tirata fuori dalla scatola. Oggi la facciamo però montare da Emaranza. Chiaramente la bici è già montata completa, ma io ci devo mettere sui miei pezzi dei miei sponsor. Quindi adesso andiamo a smontarla nudo, poi si va in centro e cerchiamo un po' di persone volenterose. Ruota davanti già smontata, togliamo anche la ruota dietro, togliamo manubrio e stem e smontiamo i freni dal manubrio con anche il cambio. I pedali non ci sono già, così più o meno la lasciamo a telaio con montati solo gli ammortizzatori. La bici l'abbiamo preparata per essere assemblata. Ma che cos'è un maranza? Oh raga, questa è la versione del Toto Maranza. Negli ultimi anni la parola maranza è andata veramente di moda e sono quindi andato a vedere effettivamente cosa voglia significare. In realtà significa tamarro, zarro. Però mi hanno fornito i miei bro con questo abbigliamento, raga. Il discorso è che per fare un video del genere devo cercare di mimetizzarmi come loro, sembrare uno di loro, perché sono difficili avvicinare i maranza, mi hanno detto. Nel video di 3 anni fa dove avevo fatto montare la bici d'enduro agli sconosciuti, ai passanti, avevamo principalmente fermato solo gente che faceva jogging o era in giro col cane. Ciao, scusa, posso chiederti una cosa? Mi ammazza. Okay. Scusami. A sto giro l'obiettivo è fermare Maranza e vedere se sono capaci di montare una bici. Il rischio con Maranza è che magari ti prende una coltellata. Però che sia chiaro, non vuole essere una presa per il culo per nessun Maranza del pianeta Terra. È solo uno sdrammatizzare un po' questa figura che c'è dietro il Maranza, che sono cattivi, brutti e ti accoltellano. L'altra volta come ricompensa avevo dato delle barrette. Questa volta non possiamo lasciare i maranza a bocca asciutta. Avremo una sorpresa per loro. La sorpresa sarà succosa per i maranza, perché sappiamo che apprezzano queste cose. Mangia qua? Volevo 6 piedi di kebab e 6 cocche. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. 6 kebabini con 6 cocchine belle fresche per sfamare magari i malcontenti. E non siamo nemmeno sprovveduti, così rimangono belli al caldo. Abbiamo qui tutti i pezzi, come vedete, ruote, pedali, manopole, manubrio, da montare sulla nostra nuova bella NS. Come l'altra volta, l'obiettivo è chiamare qui le persone, in questo caso i maranza, e vedere se riescono a montarlo. La cosa che mi intimorisce di più rispetto all'altra volta, che avevo timore a fermare le persone, a sto giro quello che mi fa più timore è solo andare a chiedere, perché quei due esseri mi hanno detto... E io ho detto, facciamolo, peso, ci piacciono le cose peso, facciamolo. Siamo in Piazza Duomo a Monza, luogo preferito dai maranza, come vedete sotto i portici là in fondo. E qui abbiamo setappato tutto. Abbiamo voluto complicare le cose smontando anche la forcella e la sella. Siccome l'altra volta avevamo visto un po' di indecisione a montare questi pezzi. E adesso, raga, avviene la parte bella. Fermare veramente i maranza senza essere accoltellati, ragazzi. Raga, posso disturbarvi un secondo? Stiamo facendo un video di YouTube dove cerchiamo di far montare la bici. Se ci date una mano a montare un pezzo solo a testa, vi diamo una ricompensa. Video YouTube, andiamo. Venite? Andiamo famosi. Come si chiama il canale? Come vi chiamate? Scusate, posso chiedere il vostro nome? Abdallah. Amn. Primo pezzo a montare, forcella, ve lo dico. Qual è la forcella? No, sbagliato. Ah, questa qua. Bravo. Oh, aspetta. No, così, bro. No, bro, aspetta. Bravo. No, è perfetto, sta facendo benissimo. Bro. Mio fratello. Adesso guarda, prendi quello che avevi preso in mano prima, insieme anche a tutti quei spessori lì. Metti prima gli spessori. Quel bicicletta per te vegano. Spingilo dentro. Eccolo. E tappo e lo avvii. Aspetta la mano per vedere. Cosa hai detto? Dovete tradurre, noi non sappiamo. Egiziano. Lui ha montato forcella. Adesso indovina, da adesso secondo te cosa bisogna mettere? Manubrio, questo qua intendi? Questa qua è il bicicletta per me regalò? Magari. Per me regalò. Bro, ci abbiamo un regalo, fidati, adesso vedi. Le vuole montare lui? Ah, è vero, facciamo montare. Cambio e freni. Bravo, quello lì di lì. Va a sinistra. Vai.
Tagli giusto. In realtà non andava schiacciato perché non c'è sulla ruota. E si chiudono le pastiglie. Quanto costa il tutto sta bicicletta? Totale sui 3-4 mila euro, la bici in totale. Ah, siete stati bravi, grazie intanto. C'è la ricompensa, raga. Kebab. No, non so se mai a c'era scritto Alal, non so. Alal, che cos'è? Coca? Volete Coca? Sì, vabbè. Ciao, grazie. Manubrio cockpit montato. Manubrio un pochino rigato, non so se si vede. Lo so che qualcuno qui dirà però raga, lo stiamo facendo apposta, cioè non ce ne frega niente se ci inriga la bici. Sono stati gentili, avete visto? Erano un po' titubanti, devo essere sincero. Abbiamo già cambiato zona, siccome nell'altra zona giravano sempre le stesse persone. Punto nevralgico dei Maranza Monza è l'Arengario. Il Maranza adesso avrà la possibilità o di montare un pezzo facilissimo tipo le manopole, oppure la sella, che fa decisamente bestemmiare di solito per montarla. Posso chiederti una cosa? Stiamo facendo un video dove montiamo una bici. Un pezzo, è solo un pezzo? Oh, va bene. Cioè il primo, hanno già montato un po' di pezzi. Pezzi che rimangono da montare possono essere sella, manopole, pedali o ruote. Cosa manopole. Dai, facilissimo, questo è veramente facile. Anche se tu mi hai detto che non l'avevo montato. La butto giù. Uno. E adesso devi soltanto stringerle. Perfetto. Una volta che diventa un po' duro, dagli una strettina, sì, sì. E poi buona. Buona, perfetto. E in realtà, se vuoi, abbiamo una ricompensa. Abbiamo un kebab. No, non lo vuoi? Bella, grazie mille. Raga, ha scelto il pezzo facile lui. Non vi ho ancora parlato in realtà della bici per niente. NS Define 150. L'ho fatta montare veramente top, ma estrema. Montaggio Fox, ammo e forca da 180 da enduro, quindi un enduro spinto. La bici, come vedete, sta venendo già bella incazzata nera. Altra chicca che non so se avete notato quando l'ha montata i primi Maranza, sul manubrio, sul cockpit, mi sono fatto mettere, raga, come freni degli Hop. Ho sempre avuto freni del cavolo, questa volta da NS mi sono fatto regalare questa coppia di freni, super apprezzata. Così, sa per caso dove sono i Maranza? Me li stiamo cercando per fargli montare la bici, ma... Per caso sa dove sono i Maranza? Non lo so. No, fa questa parola strana, i Maranza. Non so neanche cosa sono. Non scherzare, Maranza. Posso chiedervi una cosa? Ti facciamo montare un pezzo della bici? Che senso montare? Montare, o montare i pedali, tipo. Siamo un po' in fretta. Ok, non c'è problema, grazie mille. Bella. Scusate. Posso chiedervi una cosa? Dovete montare un pezzo della bici. Okay. Allora, montiamo la bici, montiamo la bici. Manca o ruote, o pedali, o sella. Fai la sella. Perfetto. Fai la sella. La cosa più sbatti da montare. No, no. Allora, dove va la sella? Qua va la sella. Perfetto. Qua. Bisogna svitare prima questa qua. Ah, ci va infilato sotto. Esatto, vedi. Ma se ci metti la maniche come lo metto? Ma cazzo fai? Non lo so. Fai tu cosa? Oh, ma non è semplice. Non è semplice, ho detto, è un po' una sbatta. Ma cavolo, vedere te qua. L'ho fatto, oh. Ora siamo vita. Cazzo, non sono uomini, ma un cacciavite non lo sapete usare. Brava, esatto. Ma che deve essere? Una donna. Ma non è apposta, eh. Perfetto, esatto, va bene. Scusa, abbiamo una ricompensa se la volete. Un kebab. Che te la voglio, Non sapevo che apprezzare. È una ricompensa se invece avevo. Due o uno. E anche una coca, se la volete. Sì, no, io voglio. Grazie. Niente. Ciao, raga. La cosa interessante che stiamo vedendo è che i Maranza si dividono in diverse categorie. I primi che abbiamo ferrato erano quelli veri, quelli che dici, loro sono chill. Sono un po' più borghesi. Totti! Vieni un attimo. Roma. Che se non sei capace ti dico io come montarlo. Però poi è una ricompensa. Dai, ci proviamo. Mancano in realtà due robe. Oh, ruote o pedali. Non vai, la ruota. Ruota? Intanto per iniziare di svitare il perno. Dobbia. Sì, devi toglierlo completamente. Fila pure. Qual è quella davanti? È l'anteriore. Sì, no, beh. E fin lì. Questa qua è l'anteriore. Questa anteriore, mettiamo sì, dentro sì. Allora. Va bene. No, prego. No, è sbagliato, buon bene. Vedi che qua ci sono le marce, questa va dietro. Vedi. Però eccolo qua. Posto, ok, adesso tieni la ferma. Dammi perno. Questo. Metto io. No, da di là. Così. No, da di là, no, da di là. Ma che senso? Da là. Dall'altra parte. Da qua. Ma che gioco. Così. Oh, adesso avvitare. Oh, ci siamo riusciti. Buona. Dai, vediamo. Aspetta, che qua c'è una piccola complicazione. Che palle. Dei Maranza che prima abbiamo fermato di là, hanno frenato e non c'era sulla ruota. Cioè, ha proprio preso il freno e l'ha schiacciato. Dagli giusto. In realtà non andava schiacciato. E quindi le pastiglie si sono chiuse. Per aprirle devi usare il cacciavite. Fai un po' leva e le allarghi. Qua. Sì, oh, niente ricompensa Maranza però. Cioè, qua, è perfetto. Spingilo sempre in su un po'. Adesso svitare il perno come prima. Qua, c'è un fatto. No. Qua. Eccola qua, guarda che è entrata. Ecco qua. Oh. Ok, vai finché diventa duro. Che lavoro. Pesante. Meglio il calcio. Oh, perfetto. Oh. Fatto. Ah, ricompensa, giusto? Ricompensa. Un kebab. Va bene. Kebab comunque vedete che ha apprezzato. Bella.
Ciao. Anche Industry 9 montati. In realtà queste ruote qui sono della mia vecchia bici d'enduro, però per adesso avevo solo queste. Mi stanno arrivando quelle nuove, quindi la colorazione non è ancora quella ufficiale definitiva, e vedrete quando arriveranno quelle, saranno estremamente tamarre. Come al solito vi ricordo che Industry 9 sul loro sito hanno un configuratore fighissimo dove potete configurare raggio per raggio il colore del mozzo e chiaramente la personalizzazione anche di tutte le misure del mozzo, del tipo di mozzo, tutto. E da qualche mese hanno creato l'hub in Spagna, quindi le ruote non arriveranno più dall'America ma arrivano direttamente dall'Europa, quindi con tempi di spedizione ridotti e soprattutto costi notevolmente ridotti. In particolare io per l'enduro ancora utilizzo le Enduro EN o Enduro 300 si chiamano, quindi se cercate delle ruote da enduro resistenti e fighissime vi consiglio di andare a vedere il link in descrizione per Industry 9. Per chi non lo sapesse, i Maranza vanno sempre in giro in gruppo e proprio per l'ultimo pezzo, i pedali, abbiamo trovato un bel gruppo di Maranza. Venite con me. Allora, questi sono Maranza di altri tempi e adesso chiediamogli se vogliono montare un pezzo della bici. Posso chiedervi una cosa per un video di YouTube? Stiamo montando una bici lì, una mountain bike, e stiamo fermando i Maranza per fargli montare un pezzo della bici. Avete voglia di montare? No. Un pezzo? Niente, peccato. Vabbè, grazie comunque. Grazie. Questi Maranza di altri tempi. Bella raga, posso chiedervi una cosa? Avete voglia di montare? Avete una ricompensa, eh? Mancano. Sì, YouTube. Sì, YouTube. YouTube. È YouTube, eh? No, grazie. Niente? Bella, ciao. Niente. Cazzarola, mancava un pezzo, raga. Un pezzo mancava. Comunque, noti le somiglianze. Maranza di oggi non vogliono montare la bici. Maranza di altri tempi non vogliono montare la bici. Scusa, posso chiederti una cosa? Hai voglia di fermarti a montare solo un paio di pedali? Ci manca da montare solo quelli. Semplicissimo, lì c'è la brugola e devi praticamente inserirle qua, avvitare. E questo qui lo devi mettere il pedale da di qua. Girandolo sì. Sì, così, esatto, di lì finché non lo avviti tutto. Beh, perfetto, così. Avvitalo sì, giusto quando è duro, quando vedi che diventa duro, buono. Stessa cosa di là. Cioè, adesso questo qua faccio il contrario. Esatto, contrario, però è la stessa identica cosa. Vai che ha preso, vai che ha già preso questo. Avvitalo tutto. Oh, minchia, ce l'abbiamo fatta. Non è andato. No, aspetta, abbiamo la ricompensa, zio, se vuoi, eh. È un kebab. Un kebab. Vuoi? Va bene. No, lo butti, però nel senso. Non è... Va bene. Bella. Oh raga, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo montato tutta la bici completa, intera. Avete notato una cosa? Il Maranza, preso singolarmente, è buono. È un pezzo di pane, è timido. È quando è in gruppo che diventa un leone. Missione compiuta. Bici completamente montata. Quindi vi presento la mia nuova NS Define. Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you is soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop, I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peace. Però lo giuro, quei Maranza devi scherzare, fra, se no questa è la fine che fai, te lo giuro, fra. Se tu qua oggi hanno giocato col fuoco, fra. Se giochi col fuoco ti bruci sempre così, fra, te l'ho sempre detto. Tu se non ascolti questa è la fine che fai, fra. Capito, fra? A scherzare col fuoco.